Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di calciomercato e oggi veramente tante notizie. Partiamo quindi subito dal calciomercato internazionale. Infatti il Leicester avrebbe chiuso per Patson Daka. Sarebbe questo che è veramente un ottimo colpo di calciomercato, un po' non, con le dovute proporzioni alla Haaland, perché Daka ha fatto numeri veramente importanti a Salisburgo, veramente tantissimi gol, giocatore che sta facendo molto bene, tante squadre su di lui. E il Leicester sembrerebbe comunque aver anticipato tutti. Si parla di una cifra pari a 30 milioni di sterline, cifra comunque molto importante, e potrebbe essere, diciamo, il sostituto di Vardy. Anche se c'è già comunque Iheanacho che ha rinnovato anche con il Leicester qualche settimana fa, però comunque sarebbe un colpo veramente importante per rinforzare il reparto offensivo del Leicester, che comunque la prossima stagione giocherà comunque l'Europa League, quindi ha bisogno anche di qualcuno lì davanti. Ripeto, Daka comunque rampa di lancio, potrebbe essere un colpo molto importante per la Premier League, per vedere che cosa riuscirà a fare in Premier. A questo punto direi che possiamo parlare anche di Cagliari in uscita, perché è ufficiale Despotov va a Ludogorets. Dopo, stiamo parlando comunque nello specifico di un attaccante classe 96, dopo essere stato comunque 2 stagioni in prestito a Ludogorets, dal Cagliari ovviamente. Il Ludogorets lo prende a titolo definitivo. Si parla di una cifra pari attorno ai 2 milioni di euro, quindi 2 milioni di euro la cifra per cui Ludogorets acquista Despotov ufficialmente, definitivamente dal Cagliari, ed è comunque un acquisto per il Ludogorets sicuramente importante. Tanto Ludogorets che dovrebbe fare i preliminari di Champions, credo comunque, ma a parte questo è un attaccante comunque che alla fine mi ricordo che qualche stagione fa era molto vicino a Crotone. Poi, tipo, mi sembra la scorsa stagione, era molto vicino a Crotone, poi è diventato positivo, non se ne è fatto più niente, e alla fine è andato Ludogorets, ed adesso Ludogorets, se vogliamo, l'ha riscattato, comunque l'ha preso a titolo definitivo. A questo punto parliamo però anche di Serie A. Prima però di parlare di calciomercato, voglio aprire una parentesi riguardo a un'ufficialità che è uscita nelle ultime ore, che è molto molto interessante. Infatti, le squadre della Serie A chiedono un aiuto ai calciatori. Hanno chiesto ufficialmente di rinunciare ai calciatori a 2 mensilità della stagione passata, della stagione 2020-2021. Quindi tutte le varie squadre, le 20 squadre di Serie A, hanno chiesto ai propri tesserati di rinunciare a 2 mensilità su 12, ovviamente. E quindi comunque vediamo un po' comunque come si evolverà la situazione. Probabilmente si andrà a un accordo verso una mensilità, così comunque per, diciamo, far diminuire comunque i costi a comunque le squadre che, soprattutto vista l'assenza di pubblico, hanno perso veramente tanto, e comunque alla fine i calciatori non ne hanno pagato nulla alla fine, perché poi il loro stipendio l'hanno preso lo stesso tranquillamente, mentre la società comunque invece hanno avuto molte, molte uscite. Quindi sarebbe un gesto comunque anche importante, anche solo una mensilità comunque potrebbe essere sicuramente un qualcosa da non sottovalutare. E sono d'accordo, comunque sono assolutamente d'accordo. A questo punto però parliamo anche di Fiorentina, perché ufficiale Sottil viene controriscattato. Dopo il riscatto da parte del Cagliari pari a 11 milioni e mezzo, la Fiorentina lo controriscatta dal Cagliari a 13 milioni e mezzo. Quindi l'ala classe 99 Sottil è quindi ufficialmente alla Fiorentina per i prossimi anni. Diciamo un riscatto comunque che la Fiorentina doveva fare, perché è un giocatore di prospettiva, seppur deve migliorare comunque a livello caratteriale e a livello di testa. Qualitativamente e tecnicamente è un ottimo giocatore in prospettiva. E quindi attenzione, perché rimarrà la Fiorentina. Vedremo un po' con che allenatore, con Italiano, con Fonseca. Vedremo un po', però il discorso è che rimarrà sicuramente alla Fiorentina. E quindi comunque questa è una notizia importante, che perché perderlo comunque per 2 milioni, perché poi alla fine la Fiorentina ha pagato 2 milioni per prenderselo, perché da 11 e mezzo a 13 e mezzo ci sono 2 milioni. Quindi per perdere 2 milioni, diciamo che alla fine te lo prendi, un giocatore che comunque può valere in futuro anche di più di 13 e mezzo, quindi un colpo sicuramente molto importante. Comunque diciamo che non è un colpo, ma comunque è un ritorno importante. Detto questo, comunque parliamo anche di Lazio. Infatti la Lazio sarebbe su costi, c'è cioè Lazio di Sarri che vuole rinforzare il reparto esterni, che è comunque un punto debole della Lazio degli anni passati. Un giocatore che sembrerebbe essere molto vicino è Isai, un giocatore che piace molto a Sarri e che è un fedelissimo dell'allenatore toscano. E adesso, come dicevo, potrebbe arrivare anche Costi. Ci stiamo parlando comunque di un esterno del Francoforte, molto molto forte. Tra l'altro piaceva molto anche, se non mi ricordo male,
all'Inter, mi sembra. E potrebbe comunque essere un rinforzo importante che in Bundes ha fatto bene. Certo, non è un colpo in prospettiva perché nel pieno della carriera ha 28 anni, però comunque potrebbe essere un colpo per rinforzare il reparto degli esterni che nel breve periodo comunque può rivelarsi molto utile, sicuramente per, diciamo, per comunque sostituire per esempio un Fares che alla fine ha fatto molto male e comunque sicuramente darebbe qualcosa in più al reparto esterni. Certo, è un esterno più offensivo che difensivo, quindi in una difesa 4 non so dove possa collocarsi, magari, ma in più in realtà magari potrebbe essere utilizzato come esterno alto, penso che, che dovesse arrivare e essere utilizzato proprio in quel ruolo, però comunque vedremo un po' se poi effettivamente arriverà, però sicuramente potrebbe essere un ottimo colpo. A questo punto parliamo però anche di Roma, Roma che vuole rinforzare il reparto portieri con un portiere di esperienza, ovviamente Fusato molto probabilmente verrà promosso a secondo, e come primo portiere Paolo Lopez sembra non voler... sembra la società non volerlo comunque trattenere e quindi verrà ceduto e si parla di Rui Patricio, portiere titolare del Wolverhampton e della nazionale portoghese a poter essere proprio il sostituto di Paulo Lopez. La Roma sarebbe molto interessata, Mourinho quindi approverebbe questo colpo, vediamo un po' comunque come si svilupperà la trattativa, sicuramente potrebbe essere un colpo importante, un portiere per niente male, anzi vediamo un po'. A questo punto continuiamo con la questione Empoli, perché dopo la rescissione del contratto comunque da parte di Dionisi, che è andato al Sassuolo, ne abbiamo anche parlato, l'Empoli ha bisogno di un allenatore e questo comunque è Andrea Azzoli. Ne avevamo già parlato, comunque Empoli che ormai lo ha tenuto, diciamo, sotto chiave per molto tempo e comunque era il prediletto per sostituire il partente Dionisi e infatti comunque si parla di settimana prossima comunque, entro settimana prossima ci sarà comunque la firma ufficiale, l'annuncio ufficiale e quindi sarà lui comunque colui che dovrà condurre l'Empoli alla salvezza dopo questa promozione comunque grazie al lavoro di Dionisi. A questo punto però parliamo anche di Serie B e nello specifico due notizie in casa Frosinone. La prima è un colpo di calciomercato perché è ufficiale l'arrivo di Clitten. Stiamo parlando di un difensore classe 2000 che arriva dall'Aalborg, squadra comunque del campionato danese, che negli ultimi anni ha fatto discretamente bene. Giocatore che firma un quadriennale fino al 2025, un colpo sicuramente di prospettiva, un classe 2000, un po' come il Venezia, comunque alla fine grazie al lavoro di scouting, perché se lo vai a prendere in Danimarca vuol dire che comunque hai fatto il lavoro di scouting. Sicuramente può essere importante, ripeto, un 2000, vediamo un po'. A questo punto però, sempre per quanto riguarda Frosinone, c'è notizie invece nel reparto offensivo, perché piacerebbe Sprocati, giocatore comunque in uscita dal Parma, da secoli ormai che è in uscita dal Parma, tra l'altro classe 93, va in giro da 20 anni Sprocati, ma è un classe 93, e comunque Frosinone sarebbe interessato per comunque rinforzare il reparto offensivo, comunque con grosso in panchina perché comunque è stato confermato dopo la buona seconda parte di stagione dell'anno scorso e quindi comunque potrebbe essere lui un rinforzo per il reparto offensivo, reparto esterni comunque nello specifico. Ma sempre rimanendo nel reparto offensivo, un altro giocatore che a me sinceramente non piace proprio a pelle e come attaccante non ci sta anche, ma neanche da quel punto di vista lì, però proprio a pelle non mi piace. Arde Magni, infatti il Como starebbe pensando di andare a rinforzare il reparto offensivo proprio con lui. Como che comunque da neopromossa ha bisogno di giocatori di categoria, giocatori che comunque la conoscono molto bene la B e sicuramente Arde Magni l'ha fatta in tutte le salse. Quest'anno è andato all'Ascoli, la scorsa, anzi scusate, l'anno scorso ad Ascoli, quest'anno alla Reggiana in prestito dal Frosinone e quindi tornerà alla base perché la Reggiana è retrocessa. E quindi Frosinone dovrà decidere che cosa farne di lui. Però si parla di un interessamento del Como per rinforzare comunque il reparto offensivo di Gattuso. Vediamo un po', ripeto, sicuramente per una realtà come Como, che comunque ha bisogno di giocatori di categoria, può essere importante. Però il discorso che, ripeto, a me a pelle non piace. Quando è stato accostato per esempio al Cosenza, mi ricordo, non ero d'accordo e nulla. Vediamo un po' se effettivamente si farà qualcosa al Como, però è un giocatore che, ripeto, a me non piace sinceramente non mi piace per niente. Detto questo, parliamo però di due ufficialità in Serie C e qui chiudiamo. La prima è dopo comunque l'arrivo di Autieri al Pescara, in realtà anche prima è stato ufficializzato questo, cioè Matteassi come nuovo direttore sportivo. Quindi Sebastiani riparte da Matteassi come direttore sportivo, ex Modena che ha risolto il contratto 2 giorni fa e riparte da Autieri come panchinaro, addirittura l'ha descritto come il nuovo Zeman, mi ricordo il primo Zeman addirittura l'ha detto, e fatto sta che quindi Matteassi avrà il compito di andare comunque a fare la rosa. Di creare la rosa giusta per Autieri per poter ovviamente ritornare subito in B perché l'obiettivo del Pescara è quello, ritornare subito in Serie B.
A questo punto però chiudiamo con una notizia in casa Feralbi, perché dopo l'addio di Pavanel, e vedremo dove andrà, perché comunque alla fine le panchine disponibili rimangono poche, e vediamo un po' alla fine lui dove si accaserà, però arriva ufficialmente Vecchi che ha rescisso comunque col Südtirol, e quindi comunque Südtirol a cui è arrivato ovviamente Javorci, ce ne abbiamo parlato, e quindi ufficiale arrivo di Vecchi alla Feralpi, se ne parlava da diverso tempo, un allenatore comunque tutto sommato, tra l'altro anche ex Inter, mi ricordo, mi sembra abbia allenato la primavera dell'Inter, se non mi ricordo male, però sicuramente ha fatto tutto sommato una stagione abbastanza buona in quella di Südtirol, e quindi al Südtirol comunque, quindi potrebbe comunque far bene in una Feralpi che vuole comunque ambire a, non dico a fare il salto di categoria, però comunque piano piano a fare step sempre più in avanti per comunque essere più competitiva ad arrivare sempre più in alto in classifica. E ovviamente il colpo Vecchi in panchina è abbastanza eloquente in tal senso. A questo punto io mi fermo, ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao ragazzi!